Sono più di 300 anni che ci facciamo macinare da questo ingranaggio senza esserci mai sforzati un minimo per capire come funzionasse. Due grandi misteri dominano la nostra vita: l'amore e i soldi. L'amore, ce l'hanno detto in tutte le salse, dalla letteratura, alla musica, al teatro, al cinema, ma sembra non sia la stessa cosa per la questione cosa sono i soldi. Non sorprende affatto che qualche teoria monetaria non abbia ancora ispirato soggetti cinematografici di grande successo. E meno sorprendente ancora è il fatto che l'argomento non sia affatto trattato nelle scuole. Ci sarebbe da fare digressioni di vario genere su questo argomento, anche perché col tempo ha implicato tante ramificazioni da non riuscire più a tenerne le redini se non con l'ausilio dei computer e di qualche certi menti diaboliche. Io non sono uno specialista in economia, ma credo che ultimamente la gente abbia cominciato a svegliarsi sui temi economici e argomenti come il signoraggio bancario, il meccanismo della riserva frazionaria, gli interessi composti, fondi monetari fantasma provenienti da derivati, azioni allo scoperto e altre porcherie che sono ormai oggetto di libero dibattito sulla rete con articoli, indagini, probatorie e filmati su YouTube a profusione. Ormai la diffusione di queste cose, grazie a internet, è diventata di normale amministrazione e alla portata di chiunque voglia informarsi veramente. Una volta negli anni passati, una denuncia verso la perversione del sistema economico passava sottovoce come una notizia poco attendibile e comunque poco percepita dalle masse. Non so se ricordate alcune cose dette dai fratelli Kennedy, piccoli discorsi ma molto, molto significativi, da Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Sir Josiah Stamps, che era un banchiere, una persona con un sacco di soldi, Nicholas Murray Butler, lo stesso Henry Ford, che era nonostante fosse un grande industriale, Ford, proprio lui. E la lista potrebbe andare avanti, ma oggi, ripeto, grazie ad internet, questi meccanismi sono stati svelati e denunciati e tutti questi potenti non potranno più nascondersi dietro le loro megagalattiche bugie, volte a farci credere che la colpa di tutto ciò siamo e saremo sempre noi. C'è a proposito un'altra frase che vorrei estrarre da quel filmato interessantissimo di Zeitgeist Addendum, quello precedente a Moving Forward, che dice: c'è qualcosa di profondamente sbagliato e, consapevoli o no, il sangue che dà vita a tutte le nostre istituzioni e quindi alla nostra stessa società è il denaro. Quindi comprendere le istituzioni del sistema monetario è fondamentale per comprendere perché il nostro stile di vita è così e perché quindi siamo arrivati a tanto. Sfortunatamente l'economia è spesso considerata caotica e noiosa, e lo scorrere di notizie in gergo economico insieme a grafici e calcoli matematici che spaventano è un ottimo deterrente per il suo studio. E comunque la realtà e la complessità associata col sistema finanziario è soltanto una maschera progettata per nascondere uno dei meccanismi socialmente più paralizzanti che l'umanità abbia mai introdotto. Quindi, se il denaro è il sangue dell'economia, si può dire che questa gente ci sta dissanguando. Ultimamente è stata promossa dal nostro Presidente della Repubblica una mozione di ritocco alla Costituzione suggerita da Giulio Tremonti, che obbliga il cittadino italiano al pareggio in bilancio. Questo vuol dire che ogni italiano nasce già con una parte del debito pubblico sul groppone. Era già cosa implicita e scontata, adesso è anche costituzionale. Non avremmo mai dovuto permettere una cosa del genere. Ma purtroppo sembra che noi, popolo italiano, non abbiamo voce in capitolo a riguardo, perché ci fanno sempre trovare davanti al fatto compiuto, come per dire: e adesso ce l'avete nell'isca. Scusate le volgarità, però volevo dare il senso. Adesso, visto che non riescono più a trovare argomenti per obbligarci a pagare e spremerci come limoni smonti già, tra l'altro, senza una goccia di succo, in cui non c'è più niente da spremere, adesso, dicevo, fanno i dimessi e le vittime dicendo che dobbiamo salvare l'euro. Noi dovremmo salvare l'euro?
Noi dobbiamo salvarci il culo, signori. Noi dobbiamo cominciare a progettare le basi per salvare il futuro, per noi e per le prossime generazioni, non salvare l'euro. Perché sappiate che chi vuole che salviamo l'euro ha già le tasche strapiene, proprietà sconfinate, tonnellate d'oro nei cavò. Ultimamente, a marzo scorso, si sono inventati il MES. MES, il nuovo dittatore europeo, MES, meccanismo europeo di stabilità. Lo scopo è quello di far pagare ai cittadini le centinaia di miliardi di euro spesi per le azioni di soccorso per salvare l'euro e di strangolare in una morsa i parlamenti europei. Sembra tra l'altro che a Bruxelles non faccia molto piacere che si sappia troppo in giro i contenuti di questo trattato. Fino al giorno della redazione di questo articolo non ho trovato che una copia in inglese su internet. E già, ma il 96,5% della popolazione della zona euro parla altre lingue, guarda caso. Dai amore, dobbiamo andare. Stanno tentando di silurarci in tutti i modi. Ci stanno mettendo all'angolo, senza possibilità di scelte. Se si potesse fare a meno dei soldi, a fronte di una società che si prende cura di te in tutti i sensi, io lo farei, ma subito. Ma purtroppo viviamo in un paradigma in cui non si può fare a meno del denaro. Ed in questo paradigma, con le premesse odierne, l'unica cosa che possiamo fare contro un sistema che non ci vuole bene, che non vuol fare niente per noi, è di boicottarlo e di farlo affondare. Dobbiamo boicottare le multinazionali che si comprano i politici e i servizi pubblici con l'automazzette, mettendoli al loro servizio. Dobbiamo boicottare le grandi banche e assicurazioni che hanno cospicui pacchetti azionari in Banca Italia come San Paolo, Unicredit, Assicurazione Generale, Carige, BNL, Monte dei Paschi di Siena, Cari Parma e Piacenza, Fondi Aria Sai ed altre. La lista degli azionisti di Banca Italia la si può facilmente trovare in rete, è pubblica. Vi potrete fare un'idea da soli. Per cui chi avesse il conto corrente in una di queste banche può già cominciare a fare un'azione di boicottaggio spostandolo in banche private più piccole. Se potete fare a meno delle vostre carte di credito, restituitele alle banche. Se avete pacchetti di investimenti in botto altro presso questi istituti di credito assicurativi, ritirateli immediatamente. Se proprio non volete tenere i soldi sotto il materasso, cosa che come sapete non rendete servizio a nessuno, comprate dell'oro, non come gioielli, ma oro puro in piccoli lingotti. È sempre stato il miglior investimento. Dobbiamo togliere ossigeno al sistema in tutti i modi possibili e immaginabili. Dobbiamo prendere il buon esempio dall'Islanda, che ha rimandato a casa gli squali e si è ricostruita da sola, stilando la sua costituzione online con la collaborazione di tutti i cittadini. Hanno tentato di mettere paura anche a loro con la storia del salvataggio della banca centrale. Salviamo la banca centrale. E loro hanno risposto. Sapete cosa hanno risposto gli islandesi? Ma vada pure fallita. A noi non ce ne può fregare di meno. L'importante è che non falliamo noi come popolo. Vorrebbero privatizzare tutto, ma privatizzare come lo intendono loro significa mettere tutto in mano alle multinazionali, che come hanno detto prima hanno il potere di comprarsi i politici, i nostri burattinai. Grazie a interessi da strozzini, il nostro debito pubblico è salito fino ad obbligarci a cedere ai privati quasi tutte le strutture pubbliche. E vai con le ferrovie, e vai con le poste, e vai con le comunicazioni, l'energia, la sanità e tutto il resto. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando vai in un ospedale per chiedere delle cure, il medico che hai di fronte non vede in te una persona da curare, anzi non vede nemmeno una persona, vede soltanto un pacchetto di euro. E la prima cosa che pensa è dice, bella zio che con 10 come te quest'anno mi faccio la barca. Pian piano i nostri politici hanno chinato il capo alle richieste delle banche, tanto non sono loro a pagare, e si sono venduti il nostro culo. Non abbiamo più nessun potere su queste strutture perché sono cadute in mano a sciacalli che spremono come limoni. E i limoni siamo noi, signori, i coglioni siamo noi che li abbiamo lasciati fare. Per quanto mi ricordi, non eravamo tra i paesi messi peggio in Europa. E qui concludo dicendo che se questo è il risultato di quello che l'avvento dell'euro ha portato nella nostra economia e nelle nostre vite, sarei ben felice di tornare alla lira.
sempre a patto che sia una lira sovranità monetaria, creata sulle premesse del bisogno popolare e non da sciacalli che la creano dal nulla con il solo intento di creare debito da accollare al pubblico, al popolo. Se la moneta fosse creata dal popolo non genererebbe debito pubblico e verrebbe controllata dalla tassazione per non generare disparità e inflazione. Abbiamo già dimostrato abbondantemente che il lavoro non ci fa paura. Se la moneta fosse a sovranità popolare avremmo un credito pubblico e non un debito pubblico. Per quanti errori possiamo aver fatto in passato, almeno la lira era nostra. E se vogliamo, forti degli errori del passato e su queste nuove premesse, possiamo farla risorgere più forte di prima. Grazie. No, no, non scappare, non scappare. Allora, io lo voglio ringraziare perché non è uno di noi. Ieri sera timidamente è venuto da me dicendomi: io avrei uno scritto con tanto di fonti, sono più le fonti delle pagine scritte. E gli ho detto: fammi dare uno sguardo veloce, giusto per capire di cosa ci vuoi parlare. E come ho detto prima, c'era quella frase che mi ha colpito, ho detto: ma io non leggo altro. Domani avrai la possibilità, come tutti voi avete la possibilità, di venire qui a parlare. Adesso